Undì per la gente, noi siamo in quel che è di Disneyland, siamo a Monte di Disneyland, siamo nel Park Disneyland e quello è il nostro albergo. Siamo nell'albergo di Bambi, anche se a quanto pare è l'albergo di Chip e Chop. Io ho iniziato ufficialmente la mia collezione di cerchietti e orecchie Disney. Oggi sfoggiamo queste qui del 90° di Paperino e il rumore che sentite? Stanno facendo manutenzione. È affascinante come qui, appena c'è qualcosa fuori posto, subito inizino a lavorare per risolverlo. Un albero sta crescendo un po' troppo. Ok, gli diamo una spuntatina. Questa cosa qui è storta, corro ad aggiustarla. C'è un po' di polvere, corro a spolverarla. Bellissima. Le papporelle! Aspettate! Guardate! Le papporelle! Cioè, raga, allora, ieri sera, stanotte ha piovuto, ma guardate come si è pulito il cielo, l'aria è freschissima. Io sento di poter vivere qui a Disneyland, tipo per sempre. È il mio ambiente. Ragazzi, i miei regali! Ma mi è caduto! Guardate, raga, guardate che bel regalo ho fatto a Joseph. Joseph ha il suo grillo parlante. Tecnicamente, per tutti gli ospiti dell'albergo, degli alberghi Disney, perché qui ce ne sono diversi, esiste una cosa chiamata Magic Hour. Praticamente, il parco apre alle 9:30, ma tu, ospite dell'albergo, puoi iniziare ad entrarci alle 8:30. Morale della favola: sono le 9:30 e siamo qui da 3 giorni e noi la Magic Hour non l'abbiamo mai usata perché non ci riusciamo mai. Oggi spero di incontrare Paperino per fargli vedere il mio cerchietto. Dici che lo riusciremo a incontrare? Penso di sì, tra l'altro esclusivo solo per questo periodo di Disneyland il tuo Sì, cerchietto. per i 90 anni di Paperino. Poi hanno detto che smetteranno di venderlo e questo diventerà super rarissimo. E quindi per questo vi dicevo che ho iniziato la collezione di cerchietti. Ho quello di Minnie, quello di Loki, quello di Pirati dei Caraibi e adesso anche questo qui. E io inizio ad avere l'affanno. Cioè, o cammino o parlo. Stiamo passando fuori a un altro albergo, raga, spaziale. Il prossimo in cui voglio andare, voglio iniziare a raccogliere anche a collezionare anche i Magic Pass. Infatti danno delle card appena arrivi quando fai il check-in ed è tutto a tema, appunto, che è perso. I Magic Pass. Ah, eccolo. Momento di paura. Eccolo qui. Ogni E questa albergo ce n'è carta una diversa. si può utilizzare per accedere ai parchi, entrambi i parchi, e la puoi utilizzare, vengono caricati anche dei soldi che puoi utilizzare per la colazione. Noi, per esempio, abbiamo la colazione. E la colazione ve la faccio partire adesso. La sala della colazione è immensa e ovviamente a tema con l'albergo, quindi molto comfy, cosy e stile baita. C'era di tutto, dalla colazione salata alla colazione dolce, colazione tipica italiana, colazione a francese, colazione americana. E così via. Il mio go-to, quello che ho preso tutte le mattine, ragazzi, per 5 giorni è stato bacon. Ho scoperto il bacon, quello vero, fatto bene. Pancake, fatti freschi con la macchina apposita per i pancake. E i waffle a forma di topolino, buonissimi, bellissimi. E ora che sono tornata a casa, in realtà mi mancano tantissimo. Devo comprare qualche macchinetta per farli. Caffè e latte, il caffè e latte non può mai mancare, il caffè non può mai mancare la mattina. E un bel bicchiere di succo d'arancia. Sì, raga, a casa quasi non faccio colazione. Quando si è in albergo, si mangia anche il tavolo, funziona così. Ecco qui tutta la mia colazione. E va, si va all'assaggio, mamma mia. Viva i waffle di topolino. E a questo punto fanno vedere l'albergo della Marvel. Bellissimo questo. È il prossimo in cui voglio andare. Noi È il l'abbiamo visitato prossimo. all'interno perché chiaramente tu puoi entrare a Bellissimo. visitarlo. È bello, 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 bello. bello. Ragazzi, abbiamo appena passato i controlli e Joseph se ne stava andando senza la borsa. Ce la stavo lasciando perché io c'ho un sacco di roba addosso. Allora. Vabbè, già è tanto che si è regolato, si è ricordato il grillo, raga, lo va perdendo da tutte le parti e se lo dimentica da tutte le parti. Però quello che posso dirvi, ragazzi, è che quando siete qui non ve ne accorgete che spendete soldi. È come se fossero. L'ho anche calpestato, ho calpestato il grillo. È come se fossero, raga, personalmente mi sento come se fossero i soldi del Monopoli. Non sono veri soldi. No, vabbè, io me ne accorgo, invece. No, invece è come se. Poi paghi con la carta di credito, non li vedi nemmeno i soldi. Quindi è come se.
vai! Ah, con la carta puoi pagare anche 50 centesimi. Puoi pagare tutto con la carta e c'è tanto merch, tante cose. Aspettate raga, mi fermo che qui è tutto copyright. Zona copyright terminata. La cosa bella di questi parchi è che c'è la colonna Disney ovunque, dalle canzoni dei film ai cartoni animati. Stupendo, stupendo, stupendo per chi ama questo genere di canzoni e chi ama questa atmosfera. È il posto perfetto. Dicevo, qui c'è tantissimo merch che è raro. Cioè sono esclusive Disneyland Paris e quindi tu sei invogliato. Disneyland Paris. E tu sei invogliato tantissimo a comprarlo perché pensi o lo compro adesso o non lo avrò mai più. E adesso dove siamo? E adesso siamo all'ingresso del parco Walt Disney. Attenzione, c'è la grata, io non cammino sulle grate, ho sempre paura che si aprano e precipiti giù. Questo è il parco Walt Disney. Raga, la vedete quella torre sullo sfondo? Ho fatto quasi tutte le giostre in questo parco, alcune anche da sola. Quella l'ho fatta da sola e ho avuto una paura matta. Raga, com'ero quando sono scesa da quella giostra? È un po' scossa, diciamo. Cioè, mi tremavano le mani. Così. Bellissima! Bellissima, mi è piaciuto un botto. Infatti, prima di andare via, voglio assolutamente rifarla. Ma super paurosa. Quindi una botta di adrenalina assurda. E in quel parco c'è una delle mie giostre preferite, che è quella lì di Ratatouille. Troppo bella, siamo piccoli topini che scappiamo. Troppo, troppo carina. E mentre di fronte a noi, ragazzi, ecco lì il parco Disneylando. Quello è Mondo di Disneyland. Non è vero, questa cosa, diciamo, non esiste. Se l'ha inventata Francesca, vogliamo dire il memino, perché da dove proviene? Siamo stati 3 mesi fa un solo giorno a Disneyland durante il nostro viaggio di lavoro a Parigi. E praticamente Joseph mi ha fatto una sorpresa portandomi qui per un giorno, sapendo quanto io desiderassi venire a Disneyland. Ci siamo andati in metropolitana col treno, in realtà. Quindi c'erano varie fermate e Francesca ha detto: per andare a Disneyland dobbiamo andare a Mount dei Disneyland. Ma in realtà non esiste, quindi oggi in poi questo luogo per Francesca è Mount dei Disneyland. Questa zona è accessibile a tutti, quindi questa è la zona esterna ancora del parco. È bagnato perché ha piovuto stanotte. Disney Village, così come questa zona, sono gratis. Può accedere chiunque, basta semplicemente fare i controlli di sicurezza e si può accedere. Invece nei parchi si paga il biglietto. Beh, chiaro, sì. Quindi questo invece è l'hotel più assurdo di sempre di Disneyland. L'obiettivo della vita, raga. Questo ha il suo costo, ma credo che sia l'albergo forse più bello di sempre, che ne so. Questo è veramente bellissimo, abbiamo visto video, foto. Aspetta che vi faccio vedere, l'ho rotto, però ok, ne ho altri. Nel nostro albergo esiste una specie di caccia al tesoro, dove in 4 posti sono nascosti degli stickers e questo lo davano nella colazione, nel ristorante della colazione. Poi un altro lo sono riuscito a beccare, quello con fiore, e mi hanno fatto fare tutto un giochino che dovevo indovinare i film. Carino. Bellissimo. Abbiamo passato i controlli, ragazzi, anche per entrare, dove si posiziona il bigliettino lì, ti scattano anche una foto la prima volta che entri a Disneyland e la riutilizzano ogni volta per dire ok, sei tu, abbiamo riconosciuto il viso, vai, puoi entrare. Questa, ragazzi, è la piazza principale dello shopping. Qui c'è la statua Topolino. No, Topolino e Minnie. Eccoli. L'ha fatto a te. Hai visto? L'ha fatto a te. Le best interazioni con i personaggi le ho sempre io. È vero che sei simpatica. Raga, abbiamo incontrato tantissimi personaggi. Poi vi farò vedere anche le foto, ad esempio su Instagram. Quindi correte a seguirmi su Instagram, perché ragazzi ho incontrato Topolino, Minnie, Pluto. Pippo. No, mi confondo sempre tra Pippo e Pluto. Ho un problema. No, come puoi. Poi chi c'è qui? Vediamo, come vedete, ci sono poi le file. Francesca corre per i personaggi. È una fila lunga. Ma ti fanno la foto con il photopass. Abbiamo comprato una carta, ragazzi, che ti fa avere
digitalmente tutte le foto che fai, sia quelle con i personaggi. Ma di là c'è qualcun altro. Se vuoi vado a vedere. Vai a vedere, io resto in fila qui. Vado. Joseph va a vedere lì in fondo chi c'è. Ma abbiamo fatto questa carta, questo abbonamento, che ti dà una carta. Tu la presenti nelle giostre dove ti fanno la foto, oppure hai gli incontri con i personaggi e loro con la loro macchina fotografica ti scattano delle foto super HD che poi puoi ricaricare. Io le sto ricaricando su Instagram piano piano, quindi correte a seguirmi su IG. Vediamo un po' lì poi chi c'è. E Winnie the Pooh. Andiamo da Winnie. Mi dispiace Pluto. C'è un sacco di gente. E Winnie the Pooh. E Winnie the Pooh, e Winnie the Pooh. Mi dispiace, bro. Raga, è sera finito, non fanno entrare più nessuno. Probabilmente deve andare via tra poco e quindi... Deve tornare al bosco dei 100 acri. Sì. Sì, poverino. Facciamo vedere la parte centrale, va. Vai. Voi siete qui, camminate, carini e coccolosi, guardando a terra per non cadere. Alzate lo sguardo. È lì in fondo, raga. C'è il castello. Il castello di Aurora. Un pulmino. Ah no, c'è tipo una giostra, che non è davvero una giostra, dove prendi il veicolo che ti fa fare il giro di tutto il parco. Cavallo! Spostati, baby! Wow! È gigante! Anche lui la targhetta con il nome, come tutti! Wow! Notare una chicca importante: nei giorni scorsi faceva caldo e il cavallo non c'era. Vero! Oggi si sta benissimo, anzi ho dovuto mettere una felpa, quindi si sta freschi. E quindi hanno fatto girare il cavallo, vuol dire, sì, che c'è attenzione pure su questo. Sì, no? È vero, perché raga, questo è il quarto giorno che siamo a Disneyland ed è la prima volta che abbiamo visto il cavallo. Perché tutti gli altri 3 giorni faceva caldissimo. Faceva caldissimo, questo è stato il primo giorno fresco, sì, e quindi bello. Hanno fatto uscire il cavallo. Bella, bella, bella cosa. Sì. Allora Joseph, dove ce ne andiamo? Ma noi di solito cosa facciamo? Facciamo una bella Phantom Manor alla mattina, appena arriviamo, e la Phantom Manor prima di andarcene. Sì, è la nostra mia giostra preferita e anche la tua. È la nostra giostra preferita, anche se per me Phantom Manor, e lo dico, Joseph non sarà d'accordo con me, ma Phantom Manor e la giostra di Ratatouille per me se la competono. Sono entrambe la mia giostra preferita. Quindi, è bello. Quindi io ogni volta dico la Phantom Manor è la mia preferita del parco Walt Disney, del parco Disneyland. Quella di Ratatouille è la mia preferita del parco Walt Disney. Queste anche sono carinissime. Ce ne sono tantissime in giro per tutta la piazza. Quello è Timon e Pumba e altri personaggi. Quello è, credo che sia il serpente del Libro della Giungla, giusto? Poi magari lì in fondo, poi ve li faccio vedere meglio, ci sono Ursula, Malefica e Jafar, le principesse e tutto intorno così. Questa qui quindi, ragazzi, è la zona Frontierland, ovvero la zona cowboy. Sì, la montagna, la montagna russa che resettò Joseph the Gamer. E questa città, ragazzi, ha una storia incredibile e anche un po' macabra, perché come vedete lì c'è la Phantom Manor, la casa infestata. Praticamente la storia dovrebbe essere, poi se Joseph mi corregge perché ho prestato attenzione fino a un certo punto, è stata che questa città nel periodo del Far West era ricca, straricca di oro. Quindi un grande magnate, il proprietario della Phantom Manor, che adesso non mi ricordo minimamente come si chiama, ha aperto varie cave per estrarre quest'oro nella zona della Thunder Mountain. Perché si chiama Thunder Mountain? Perché lì dentro ci doveva essere una creatura, uccello del tuono, e praticamente dicevano però se scavi troppo vicino a questo uccello del tuono succederà il patatracco. Cosa che alla fine è successa. Hanno scavato troppo e c'è stato un terremoto che ha distrutto parte della città e ha fatto passare a miglior vita il proprietario e la moglie della Phantom Manor. I due signori, i due coniugi X, ho detto non mi ricordo come si chiamano, avevano una figlia. Ora, il padre era decisamente geloso della figlia. Nessuno era degno di avere la propria figlia in moglie. Quindi quando sono morti, il padre ha deciso, ma sai che c'è di nuovo? Perseguiterò mia figlia e tutti i suoi pretendenti per non farla mai sposare. La storia non era proprio così, però facciamo che l'abbiamo semplificata. Per farla brevissima. Mi è tagliato il braccio.
la ragazza Marta, non ricordo, ma la ragazza praticamente non ha potuto quindi sposare l'uomo che amava e quindi si aggira nella sua casa, nel suo maniero, il suo primo fidanzato che è il padre, ma anche il secondo, giorno del matrimonio, anche il terzo e anche il quarto. Ci sono stati altri quattro pretendenti e il padre in modi misteriosi li ha fatti sparire. Quindi lei adesso si dice che si aggiri ancora per questa villa cercando i suoi sposi o qualcuno che le sia sposi, che è disposto a sposarla, anche perché si dice appunto sia totalmente impazzita per questo motivo. È già aperto, quindi possiamo entrare. Poi su. Avrei voluto mostrarvi tutta la giostra, ma uno, le riprese si vedevano malissimo perché era molto molto buio. Secondo, ho timore che venga il signor Topolino fino a casa per dirmi: ehi, Franci Dreams, che fai? Fai vedere le mie giostre su internet? Quindi evitiamo. E dopo una giornata stremante, ragazzi, siamo qui seduti in un fantastico spot a Frontierland, che alla fine si rivela come al solito la nostra zona preferita, molto rilassante, anche se ogni tanto si sente un cavallo che fa ptucum 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 di sottofondo. Seguitevi su Instagram assolutamente, ragazzi, perché adesso vi metterò la clip di quando abbiamo incontrato Black Panther. Siamo per incontrare un supereroe Marvel, un Avengers misterioso, non sappiamo chi è, veramente misterioso. No, incontrare Black Panther è stato fighissimo, abbiamo scattato tantissime foto e ci ha mostrato anche delle pose da combattimento. Stiamo aspettando che comunque inizi lo spettacolo finale, perché dato che domani pomeriggio andiamo via, questa è l'ultima sera che abbiamo per vedere lo spettacolo finale e io per comprare il mio bicchiere di champagne mentre guardo lo spettacolo finale. Quindi guardate che bello, quella lì è la Phantom Manor con questo sfondo grigio super cattivo che secondo me verrà a fare il patapato dell'acqua e mi sto zitta. Quello è la Phantom Manor, quello è il Molly Brown, il traghetto, e poi lì c'è la Thunder Mountain che alla fine non abbiamo fatto perché è chiusa, cioè eravamo anche in fila per fare la Thunder Mountain e ci hanno detto: ehi ragazzi, stiamo chiudendo, uscite dalla fila. Sono arrivati i vigili del fuoco, hanno fatto uscire anche le persone dai carrelli, quindi speravamo che riaprisse ma alla fine non ha aperto, quindi teniamo le dita incrociate per domani. Allora raga, noi restiamo qui probabilmente un'altra oretta e poi ci vediamo lo spettacolo finale, che ve lo lascerò alla fine. Avevo tantissime speranze per questo spettacolo, volevo vedere i droni, i fuochi d'artificio mentre bevevo il mio champagne, e invece c'è stata pioggia. Pioggia a non finire, hanno interrotto addirittura lo spettacolo, non hanno fatto i fuochi d'artificio. Morale della favola, super extra mega triste. Ma questo, ragazzi, vuol dire che torneremo assolutamente a Disneyland per registrare altri video e per vedere lo spettacolo finale. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Ci vediamo la settimana prossima con tutto il video degli acquisti.